notizie, storie, libri, persone. Parliamo di Persia. Io sono Antonello Sacchetti e queste sono le conversazioni sull'Iran. Buonasera, bentornati alle conversazioni sull'Iran. Lunedì 26 settembre, primo appuntamento della nuova settimana, primo di tre appuntamenti consecutivi, perché stasera, domani sera e mercoledì sera abbiamo degli appuntamenti in programma. Abbiamo degli appuntamenti diversi, ma anche direi molto diversi tra loro, ma speriamo sempre interessanti. Continuiamo a parlare di Iran, noi che parliamo di Iran da oramai da sempre, potrei dire io, comunque da molti anni, ma in particolare attraverso queste conversazioni da 2 anni e mezzo, cioè dall'inizio della prima stagione delle conversazioni, ne parliamo in un momento in cui si è tornato a parlare di Iran, ahimè, per un motivo drammatico, tragico, come appunto quello della morte di Mahsa Amini e delle proteste che stanno continuando, delle nuove morti e di tutte le questioni legate a questo momento. Scusate, momento di tosse, andate attraverso l'acqua di prima, scusate, capita. Dicevo, tanto saluto tutti gli amici collegati, che sono tanti, Vera, Alessandra, tutti gli altri che vedo che si stanno collegando. È un momento sicuramente particolare in cui l'attenzione è ritornata su, diciamo, sul paese, stavo per dire sul nostro paese, diciamo sul paese che è al centro, che è anche l'oggetto delle nostre conversazioni, sulla cultura, sul popolo che è al centro delle nostre conversazioni. Io credo che sia importante, quando si parla di un popolo, di una situazione, di un contesto, non farlo in modo superficiale, non farlo cogliendo semplicemente l'attimo, cioè la questione di cronaca. Quello purtroppo è quello che avviene nella maggior parte dei casi e avviene tanto più oggi che la comunicazione spesso è semplificata con un tweet, con un'immagine, con una card, con un meme condiviso. Proprio perché noi cerchiamo di affrontarlo oramai da anni in un modo più approfondito, in un modo più accurato, che quindi significa andare un po' più a fondo nelle storie, questa è l'occasione, perché è l'occasione della settimana in cui normalmente in Iran viene ricordata la guerra con l'Iraq, quella che in Iran è chiamata la guerra imposta, e quindi questo appuntamento, che era stato programmato oramai da settimane, ci sembra comunque molto importante per approfondire e probabilmente anche per capire o cercare di capire alcune questioni del presente, che molto spesso vengono troppo facilmente liquidate con pochi schemi. Saluto intanto Francesco e Daniela, i nostri amici di sempre. Allora, prima di cominciare, ricordo molto brevemente gli appuntamenti di questi giorni, cioè nel senso che questa sera, lo sapete tutti, parleremo appunto con Elisa Gagliardi Mangelli, che è in contatto con noi, anzi, cioè è qui nel backstage, adesso la faremo entrare. Parleremo appunto dei musei della guerra imposta, ma più in generale parleremo di un progetto che riguarda i musei iraniani. Ce lo spiegherà lei, vedremo anche adesso parecchie immagini. Domani sera cambiamo completamente atmosfera, magari cercheremo anche di rilassarci un pochino e parleremo appunto di calcio, della nazionale di calcio iraniana che si sta avvicinando al Mondiale in Qatar, si sta avvicinando anche lì non senza alcune discussioni che riguardano ovviamente, direi anche giustamente, i fatti di questi giorni. Ne parleremo domani con Saman Javadi, che sapete ha un blog sul calcio iraniano e che anche oggi ha postato sui social dei contenuti interessanti anche su come i calciatori della nazionale si stanno approcciando a questo evento e anche a quello che sta succedendo. Vi faccio vedere anche, scusate, questo non l'ho messo subito, ma provvedo immediatamente, l'appuntamento di mercoledì, che nelle scorse settimane non avevo ancora postato, perché invece è un appuntamento molto importante. In questo caso parleremo di cinema, ma parleremo di un documentario molto particolare che qualche anno fa ha anche ottenuto dei premi al Festival di Venezia, ed è un documentario sugli immigrati afghani in Iran. Quindi vedete quanti temi poi ci siano attorno all'Iran e in quanti modi se ne possa parlare. In questo caso avremo in collegamento la regista Afsaneh Salari e sarà con noi Khorshid Shekari, che voi conoscete, anzi direi che questa diretta è opera sua, nel senso che è stata lei a contattare la regista, a propormi questa diretta, e anche sarà lei a
condurla insieme a me, anche aiutarmi nella traduzione del dialogo, della chiacchierata che faremo con Afsan e Salari mercoledì. Tra le scadenze, adesso arriviamo subito alla sera di oggi, io vi ricordo sempre, importante appuntamento la settimana prossima, una settimana esatta, con Faisal Mardani e Francesco Occhetto, traduttori di Un'oasi nell'attimo, raccolta di poesie di Sohrab Seferi, e sarà con noi Angelo Gallico che leggerà alcune di queste poesie. Più a lunga scadenza, vi ricordo il primo libro che leggeremo come gruppo di lettura, Mio zio Napoleone, e vi invito sempre a votare, poi a scegliere il libro di novembre. Buonasera Robby, buonasera Stefano, Daniela, grazie che ricorda di sostenere il progetto di Antonello. Io vi ringrazio perché appunto in questo momento è quanto mai importante cercare di dare un futuro appunto alla campagna di crowdfunding. Io metto qui sotto il link, lo rimetto come sempre, anzi come commento, perché magari qualcuno poi vorrà partecipare nella forma, nel modo, come dire, con l'impegno che può e vuole metterci, ma insomma sarebbe sempre un aiuto molto gradito. Noi comunque lo comunichiamo, lo sto comunicando qui nei commenti, e comunque ringrazio chi già ha partecipato e quanti lo faranno. Bene, allora, credo di aver parlato anche troppo, io salutando tutte le persone, Paola, Fabri e tutti gli altri che si stanno collegando, do finalmente, direi, il benvenuto ad Elisa Gagliardi Mangilli. Buonasera. Buonasera. Buonasera, grazie. Allora Elisa, tu, stavamo dicendo prima, sei collegata dalla campagna vicino a Udine. Dal Friuli, sì, dalla campagna friulana, da un piccolo paesino che si chiama Flumignano, una piccola località nella zona delle Risorgive, nonostante anche qui non ci sia molta acqua. È arrivato un po' l'autunno? È arrivato, sì sì, è arrivato decisamente. Quando arriva a Roma, quando arriva l'autunno, arrivano le piogge e ritornano le buche nella strada. Questo sì, è, insomma, ecco. D'altrove crescono i funghi, da noi si riaprono le buche, però insomma è tutto pittoresco. Ecco, qui allora, si riempiono le falde. Ecco, diciamo così. Allora, adesso entreremo nel vivo e ci racconterai e ci mostrerai anche parecchie cose. Ma come è iniziato un po', diciamo, perché uno dice, la tua storica dell'arte, non so se ti vuoi presentare magari il tuo percorso e come sei entrata. Molto rapidamente, sì, sì. Sono storica dell'arte, laureata in conservazione dei beni culturali all'Università di Udine, con una tesi in storia dell'arte islamica con il professor Curatola, dopodiché una specializzazione in Francia a Lione e poi un dottorato di ricerca in concomitanza della mia presenza a New York al Metropolitan Museum of Art tra il 2006 e il 2008. Quindi questo molto brevemente. Bene, quindi, dottorato di ricerca sempre in ambito tra la differenza della produzione artistica, soprattutto tessile, perché io sono una persona di tessuti, tra la produzione safavide e quella mobile. Quindi, le problematiche che ci sono nei musei per le attribuzioni. Quello che molto rapidamente posso dire è che con un algoritmo trovato attraverso lo studio degli incroci tra le trame e gli orditi, sono riuscita a trovare questa sequenza matematica che mi dice che è una cosa assolutamente persiana e non questa è una cosa interessantissima. Sì, è una cosa molto... è la matematica applicata alla storia dell'arte. Quindi è un metodo scientifico per attribuire i manufatti, in particolare quelli tessuti, perché hanno una sequenza di trame orditi, a seconda della struttura interna si possono creare queste numerazioni. Ma allora, ne parleremo magari un'altra volta. Infatti, mai tolto di bocca, stavo pensando proprio a questo. È aperto una parentesi che da sola vale un'altra diretta almeno, insomma. Ci devi sperare che questa cosa
dell'algoritmo che subito individua una cosa che è safavide, che è persiana. Sì, no, che è persiana, che è safavide, perdonami. Safavide, assolutamente, dinastia safavide, e in particolare funziona molto bene nei velluti, quindi che sono un po' la parte più difficile da categorizzare. Sì, da catalogare. Questa è una cosa, intanto, infatti Daniele diceva, incredibile scoperta, sì, per me pure, intanto Francesco ti fa i complimenti, altissimo profilo. Wow, grazie. Allora, tutto questo, in questa storia appunto tra Udine, la Francia, New York e insomma immagino anche molte altre destinazioni, l'Iran come è arrivato a un certo punto? Allora, l'Iran è arrivato, beh, come argomento sempre di studio, e poi dopo l'Iran è arrivato fisicamente, nel senso che sono iniziati i viaggi, sono iniziate la... in particolare nel 2013 ho curato per Palazzo Ducale a Venezia una mostra che si chiama I doni di Shah Abbas il Grande alla Serenissima, relazioni diplomatiche tra la Persia Safavide e la Repubblica di Venezia. E questi doni sono effettivamente ancora conservati nei musei di Venezia, un po' distribuiti, i grandi tappeti polonese, ovvero broccati in oro di epoca, dell'epoca di Shah Abbas, sono arrivati con i firmari da Shah Abbas, che sono conservati all'archivio di Stato, i tappeti sono conservati nel tesoro di San Marco, e poi ci sono tessuti che sono al Mocenigo, altri oggetti che sono al Correr, alcune parti sono al Ducale, quindi tutto è stato riunito ed è stato messo in mostra, dimostrando come ci fosse già tra Venezia e la Persia un rapporto di grande amicizia, di collaborazione, contro entrambi, contro l'espansione quasi impossibile da fermare dell'impero ottomano. Quindi Venezia e la Persia... contro qualcuno, cioè, sempre, spesso per essere amici bisogna avere un nemico. Sì, comune, per chiudere la tenaglia, però, per cercare... Però è vero che, no, come dice appunto, Esfan, Nesfejan, la metà del mondo, esatto. Si dice che l'altra metà fosse appunto Venezia, quindi insomma tutto, sì. Tutto torna. Poi veramente, certo, penso, fare un'altra una diretta, o forse anche una serie, su Shah Abbas, perché è un personaggio... personaggio affascinante, meraviglioso, affascinante. Forse sai, adesso mi sta venendo adesso questo pensiero, che probabilmente dopo Ciro il Grande, Shah Abbas è uno dei grandi personaggi persiani immortali, cioè comunque da ricordare per quello che hanno lasciato all'umanità, in senso di tolleranza, in senso di dialogo tra i popoli. Di mecenatismo, poi di fondazione della grande città, appunto, di Isfahan, rifondazione di esaltazione, diciamo, sì, esatto. Il grande, cioè, momento d'oro, ovviamente, dell'epoca safavide, quella meraviglia di città deve, certo. Credo, d'altra parte, è Shah Abbas il Grande. Quindi non ci sono altri, è come Akbar in India il Grande, certo. E come noi abbiamo Lorenzo il Magnifico, quindi diciamo che ognuno di noi nella nostra poi anche questo incontro a Pietro della Valle stessa, certo, l'incontro a Pietro della Valle Solimano il Magnifico altrettanto, ecco. Stesso periodo. Quindi è un'epoca molto vivace da un punto di vista culturale e della sapienza. Anzi, vi leggerò adesso una micro poesia. Proprio, scusate, il mio Bausani si sta decomponendo. Libri molto amati, ma... Allora, molto letti e quindi consumati, molto studiati, giusto, no, che sia. Allora, i libri sono belli anche per quello, come oggetti, insomma. Sì, infatti. Allora, una breve incisione proprio sul concetto di sapienza, perché oggi noi parleremo di musei altri che non sono solo il percorso della memoria, ma sono un percorso anche di conoscenza e quindi di sapienza. Allora, scrive Rudaghi, fin da quando il mondo sorse dal capo di Adamo, nessuno della sapienza mai poté fare a meno. In ogni tempo
gli uomini saggi, il segreto della sapienza, in ogni lingua, compilarono e in alta stima lo tennero, e fin sulla pietra lo incisero. La sapienza è una lampada in cuore, lucente, e contro tutti i pericoli, al petto tuo, corazza. Quindi la nostra corazza è quello che noi siamo, perché è quello che noi siamo e quello che noi sappiamo, sostanzialmente. Tra l'altro un'altra citazione, che sono versi del Libro dei Re, di Firdusi, sta proprio all'ingresso di un museo di cui questa sera parleremo, di Rambastan, e appunto dice: la sapienza è potere. Questo insomma è una cosa importante. Però qui torniamo adesso, insomma, leggeremo pure le altre. Allora, gli amici fanno delle domande, scrivete domande, Fabri, scrivete pure, li leggeremo dopo, perché adesso. Ma tu mi dicevi che all'origine di tutto questo lavoro c'è una guida turistica. Sì. Allora c'è un approccio, diciamo, a quello che è. Allora, noi europei o comunque persone, chiamiamoci occidentali per allargare i confini, e anche orientali, e insomma tutti coloro che non vivono all'interno dell'Iran, se vogliono andare a visitare l'Iran, hanno la possibilità di acquistare poche guide. In particolare una è quella che si trova dappertutto ed è quella più diffusa, e che ogni tot anni viene rieditata, però adesso è da tantissimo tempo che non viene ripubblicata. Quando sono andata a Teheran con l'ultima edizione, facendo il giro dei musei, mi sono imbattuta nella descrizione, per esempio, del Museo Nazionale dell'Iran, che forse possiamo già vedere in immagine, perché... Non è questo, scusami, ma perché era andato prima avanti. Eccolo qua. Eccoci qua, questo è... Eccolo qua. Lo conoscete tutti, se siete stati in Iran non ci siete stati, perché se no... Molto difficile non entrare in questo museo per mille motivi, per quello che contiene, eccetera. Però la nostra guida ci dice: questo modesto museo, di cui poi mette l'indirizzo, non è certo il Louvre, ma è ricco di testimonianze storiche del paese. Allora, questo è proprio l'incipit sulla descrizione del Museo Nazionale dell'Iran. Allora, uno dice, ma se già partiamo con il problema che Teheran è una città tentacolare, con quattro autostrade che l'attraversano, con diversi monumenti e edifici da visitare, eccetera, i musei sono sempre stati un po' tenuti in secondo piano. Sì, penalizzati. Perché che cosa succede? La maggior parte delle persone che arrivano con viaggi organizzati a Teheran ci stanno forse un giorno, magari una notte, perché volano, dormono e poi ripartono per quelle che sono le destinazioni più famose. Allora, se poi l'unica guida che riusciamo ad avere ci dice che è una cosa modesta e che non è certo il Louvre, ma certo che non è il Louvre, intanto perché anziché esporre le cose degli altri come fa il Louvre, questo Museo Nazionale espone le proprie cose, e quindi siamo già su due piani completamente diversi. Poi parte da un periodo storico antichissimo fino all'epoca, perché non nello stesso edificio, ma accanto, c'è l'appena restaurato Museo d'Arte Islamica. Quindi dobbiamo considerare che all'interno di questo museo così mediocre, come hanno detto, ci sono i bassorilievi di Persepoli, forse la parte più grande e meglio conservata, c'è la grande scalinata, c'è la scultura del mastino, sempre di Persepoli, che è questo grande cane con le fauci aperte in questo
in questa pietra nera, lucida, affascinantissima, ci sono i capitelli con... Cioè, che cosa non c'è dentro questo museo? Allora, anche il Louvre si leccherebbe i baffi per avere quello che c'è qui dentro, ma perché una persona che scrive una guida su un paese così già poco conosciuto mette già una descrizione o un preconcetto prima ancora di invogliare un visitatore ad andare al Museo Nazionale della capitale del paese in cui che stai mm-hmm. visitando. Cioè, questo è un approccio non... sì, forse da viaggiatore che ha visto tanto, non lo so, che non ha tempo da perdere. Ma, che non sì, è... ma... Ma, sì, ma comunque, dire... è un, intanto è un'offesa, considero che è come se uno dicesse, ah vabbè, certo, non è come andare, se vai a vedere il Museo dei Vetri, però non è come andare a Murano a vedere il Museo dei Vetri di Murano. Lì fanno, oltretutto, guarda, adesso io non voglio entrare troppo nel dettaglio, ma il museo di Rambastan, cioè quello di cui stiamo parlando, sì. Allora, guarda, io veramente l'ho visto tante volte, perché poi andando con i gruppi, sai, lo vedi, certo. Lo rivedi. Qualche volta devo dire anche la verità, oddio, sono stanco, però cioè, ogni volta che ci vai, cioè questa... anche grande capacità, come dici tu, di restaurare, di rimettere a posto. Per cui veramente io ho trovato delle sezioni completamente nuove. E sì. Ci sono un paio di immagini, adesso non lo dico nemmeno, non entriamo nel dettaglio, ma un paio di reperti che chiunque abbia memoria della storia che ha studiato alle elementari, anche soltanto, rimane, ah ma sì. Questo è... Cioè rimani li così. Li ha visti sul sussidiario. Perché esattamente, il vecchio sussidiario. Ah ma allora no. Questo... No? Quindi, francamente, questa cosa di pensare che sia una visita secondaria, ed è vero che forse c'è un pregiudizio nei confronti di Teheran, cioè sconta forse questa guida, è talmente bello quello che tu vedrai dopo, o vedi o hai già visto, no? Perché poi Teheran ci arrivi e ci riparti nella maggior parte. O vai o torni, certo. E quindi dici, vabbè, e tutti dicono, sì, però ammazza che città è pesante, enorme, inquinata, ci abbiamo messo 2 ore. Gran traffico, certo. Certamente. E quindi questa cosa ti ha spinto? Cosa ha spinto a iniziare un progetto con l'Istituto Culturale Iraniano qui di Roma e con il Ministero della Cultura iraniano per effettivamente, partendo proprio da Teheran, riprendere in considerazione con un approccio assolutamente puramente storico scientifico e basta, senza commenti personali e senza intenzioni di giudizi se non appunto puramente artistici, di riprendere tutti i musei di Teheran, perché poche persone sanno la grande quantità di musei che la città di Teheran accoglie. In realtà sono veramente spaziano dalla grande collezione, non so, dei gioielli, piuttosto che i vetri, le ceramiche, piuttosto che l'arte contemporanea, piuttosto che cioè posso andare avanti all'infinito. Il Museo del Cinema, che è meraviglioso, l'edificio stesso è straordinario. E poi entriamo nel discorso di questa sera, ci sono tutti quelli che noi potremmo chiamare dei musei che non sono i musei di reperti storici, storico-artistici, ma che sono storici in quanto portano avanti quella che è la memoria storica del paese stesso. Per cui in questa settimana si ricorda quella che è stata la guerra Iran-Iraq, o cosiddetto, come dicevi tu, la cosiddetta guerra imposta, in cui appunto gli iracheni hanno invaso l'Iran senza un avviso, senza dichiarazione di guerra. In modo avere appunto una dichiarazione di guerra. Nel 2013-2014 è stato fatto questo grandissimo museo
adesso possiamo vedere. Sì. Comunque dico ancora una cosa prima di andare. Ah, ecco, questo è il Museo Nazionale. Quello che viene subito dopo, ecco, questo è un problema di comunicazione. Che evidentemente, per quanto l'Iran sia assolutamente aperto al turismo e abbia consideri il turismo uno dei assolutamente delle entrate fondamentali per alzare il PIL nazionale, e hanno fatto un loro accordo che durerà fino al 2025 proprio per aumentare il numero dei visitatori. E ci ritroviamo però noi stranieri a inciampare in quello che però è ancora un metodo di organizzazione da un punto di vista museale in un certo senso un po' arcaico, nel senso che questo che voi vedete, questo cubo di cemento, è in realtà, ecco questo qua, è il museo Reza Abbasi. Allora, Abbasi è uno dei più grandi pittori di miniature e in effetti all'interno di questo museo ci sono forse tra i tesori più straordinari che uno possa vedere a Teheran. Diviso per aree geografiche, periodi storici, appunto dalla ceramica, da Nishapur, cioè, trovate tutto quello che potete immaginare essere il percorso storico del periodo sia pre-islamico che islamico in questo museo. Che cosa succede? Che se io non alzo la testa e riesco a leggere là in fondo, da nessuna parte davanti alla porta d'ingresso non c'è un cartello, perché questo cartellino rosso oltretutto manda in una direzione sbagliata, in quanto l'ingresso è dove sono quelle persone che stanno camminando, anzi oltre. Sì. E l'ingresso è come l'ingresso di un edificio anonimo, nel senso che non c'è un'iscrizione che mi faccia sapere che quello è l'ingresso del museo. C'è una saracinesca del tipo di proprio di un negozio. Io entro e la prima cosa che trovo in realtà è un negozio di souvenir che prende un'ampia area. Devo fare dei gradini per trovare finalmente la biglietteria, che poi mi manderà ai piani superiori dove effettivamente inizierò a trovare le opere. Quindi, qual è il problema? Il problema è che già nelle guide non mi spiegano che cosa c'è, non ho la possibilità di avere neanche una fotografia, visto che noi viviamo nel mondo anche ormai del digitale, quindi delle immagini, eccetera. E poi la difficoltà maggiore è che non abbiamo la capacità di comunicare e di sapere che cosa c'è effettivamente all'interno di questo grande cubo. Certo. E che tra l'altro è veramente, secondo me, per me è uno dei miei musei preferiti a Teheran. C'è veramente tantissimo da vedere, da tornare e ritornare, e anche lì da scoprire e riscoprire ogni volta opere restaurate, riesposte. Ecco, perché da un punto di vista invece dell'esposizione delle opere, loro sono molto all'avanguardia, ma sono un pochino fermi nel tempo in questo tipo di invito promozione, alla di visita. Sì, che oggigiorno viene molto usato come parola, che è la comunicazione. Allora, se dobbiamo comunicare, forse dobbiamo pubblicare delle cose che specificamente attirino non solo lo studioso preparato che già sa che esiste questo posto, ma bensì le persone che vanno in visita per la prima volta e che dicono: sì, vabbè, ma io posso stare un giorno in più e vedermi delle cose interessanti e che non ho visto comunque andando in giro nei luoghi più importanti, perché i musei in realtà sono a Teheran. Noi possiamo visitare le località, però se vogliamo vedere le opere d'arte dobbiamo pensare seriamente di spendere qualche giorno in più
in questa grande capitale, che poi è una capitale anche vivacissima, dove ci sono gallerie d'arte, dove ci sono, dove c'è l'accademia che è aperta, dove uno può andare a mangiare una cosa, dove ci sono ogni sera ci sono inaugurazioni di mostre. Cioè è una città che offre tantissimo. Ma comunque, noi, questo era certo, è un po' il come siamo arrivati a parlare di musei e come si spera, insomma, che da questo progetto di scrittura intanto dei musei di Teheran con un approccio appunto anche didattico e poi dividendo in aree geografiche delle altre città che hanno appunto attirano insomma di più i turisti, sono di un interesse storico. Ma dicevo che noi oggi però andiamo in un museo che è stato concepito con un'impostazione completamente diversa da quella che noi possiamo immaginare essere quello che è, non so, appunto un museo di storia dell'arte. Questo è un museo di storia ed è un museo di storia contemporanea, con un approccio che vuole essere coinvolgente da un punto di vista anche emotivo e che vuole essere un qualche cosa che spiega, ovviamente siamo sul lato iraniano, però alcune cose, cioè la storia è vero, la si può leggere da un lato e dall'altro, ma alcune cose sono oggettive, cioè alcune situazioni avvenute non possono essere modificate. E questo museo, a me, la prima volta che io l'ho visto, ne sono uscita notevolmente toccata, perché vedremo oggi che cosa uno riesce a comprendere facendo questa lunga passeggiata, perché è un grandissimo museo all'interno di un parco di oltre 22 ettari, quindi il parco circostante è gigantesco e quindi ci possono andare le famiglie con i bambini, loro si muovono moltissimo il venerdì per fare le passeggiate, le gite, eccetera. Intorno al museo ci sono carri armati, sono tutto quello che si può pensare ai vecchi armamenti che non c'entrano necessariamente con la guerra appunto imposta, bensì sono armamenti che sono stati raccolti e che sono comunque testimonianza di quello che certo, è il passato militare. No? Giusto per dare una collocazione, molti di voi lo sapranno, ma questo museo è vicino a un'altra località, diciamo, della Teheran contemporanea che abbiamo nominato spesso in queste conversazioni, che è il Ponte della Natura, Pole Tabiat, cioè è uno proprio dei due parchi che sono collegati da questo ponte. Quindi, diciamo, il suggerimento per un'escursione, non l'escursione perché siamo ancora in città, però per una visita diversa, per una giornata diversa, è magari visitare questi due parchi e contemporaneamente questo ponte, quindi è tutto molto vicino, insomma, quindi è sì, possibile. Sono collegati, quindi... Ah, questo è l'ingresso, questa è la parte... Allora, questo esterna. È l'ingresso, però vediamo come si arriva all'ingresso. Questa era Sabassi, il museo dall'altra parte, ecco. Allora, ecco. Qui era ancora in via di costruzione, ma comunque quella riga grigia, lunghissima, che taglia questa fotografia, è il museo stesso. E calcolate che è su più piani, quindi immaginate l'estensione, proprio anche dal punto di vista atletico, certo. Per visitare completamente questo museo. Andiamo avanti, perché ecco, qui vediamo il parco, dove ci sono comunque i missili, a prima vista possono sembrare minareti, ma sono missili in realtà. Perché è un po' come se fosse anche un museo della difesa, perché ci sono appunto carri armati, di provenienze differenti e di epoche differenti, non solo necessariamente appunto del 1980-1988, l'avevamo ancora detto, che sono
gli 8 anni della guerra. Della guerra. Certo, il nome in persiano, Defaye Mogaddas, significa la sacra difesa. Quindi ecco, non si chiama della guerra imposta, ma della sacra difesa. Le parole hanno sempre un loro significato. Ecco, sì. Qui i carri armati all'esterno. Sì, ecco qua è sempre l'estensione di questo grande parco, tenuto tra l'altro benissimo. Ancora questi grandi giardini e i viali con queste costruzioni che poi si illuminano nella notte. Eccolo qua. E quindi ecco, qui iniziamo ad avvicinarci all'ingresso sostanzialmente. È ancora un pezzettino, eccolo qua, questa è l'entrata, fuori ci sono gli aerei, ma possiamo entrare nel museo in modo da sveltire. Ecco qua, ancora carri armati di nuovo. Sì, tra l'altro si può salire su tutto, quindi la cosa fantastica è che i bambini si scatenano, non solo i bambini, tutti quanti sopra il carro armato, sopra l'aereo, sopra la cosa, con grande... Ecco, questo è l'ingresso. Questa è una mia fotografia. Ci tengo a precisare che il museo non si possono fare fotografie all'interno. Quindi le foto che sto utilizzando, in parte, questa in particolare mia, ma io qua sono appena entrata, ho potuto fare le prime foto nella parte, insomma, della ricezione dove c'è la biglietteria. Però le altre fotografie che noi vedremo, io le ho recuperate da testate di giornali, dal sito di Al Jazeera, piuttosto che, cioè, hanno provenienze differenti. Ecco. Alcune sono mie, ma non sono segnalate, quindi è un po' un purpurì di quello che sono riuscita a recuperare in questi giorni per far vedere in modo completo, ecco, quello che è questa visita al museo. Possiamo procedere? Ecco, la prima cosa che... questa è in assoluto la cosa che a me ha scioccato di più e che mi ha catapultato da persona normale nata nel 1966, che non ha mai vissuto, italiana, non ha mai vissuto una guerra in prima persona, se non attraverso semplicemente le notizie, e sono entrata in questa stanza buia, dove quindi già l'impatto di entrare nell'oscurità in un certo senso ti toglie l'orientamento, e all'improvviso inizia ad aprirsi uno schermo che ti fa vedere la vita quotidiana di un paese, una località, dove i bambini vanno a scuola, le signore hanno le sborse della spesa, le persone spingono un carretto, gli altri vanno in macchina, eccetera, eccetera. E poi tu inizi però a sentirti leggermente a disagio, perché dici: ma cosa sta succedendo? E senti in lontananza, dietro le tue orecchie, questo rumore, e l'edificio inizia a muoversi, e in questo improvvisamente vedi di fronte a te questi aerei bassissimi, ad altezza proprio quasi altezza edificio, che ti bombardano. Tu sei lì sotto e ti hanno appena bombardato. Che cosa succede? Che sei completamente, esci, che sei quasi talmente stordito da cadere. Ma la cosa tragica è che esci, e giriamo la prima immagine. Ecco, questo è uno dei momenti in cui brucia tutto e tu sei circondato a 360 gradi da quello che vedi. E quando esci, entri nella scuola che è stata bombardata, dove sono morti tutti i bambini che erano presenti in classe. Quindi, allora, ti rendi conto che cosa vuol dire una guerra improvvisa, dove tu esci da casa tua e in un momento ti si
stravolge il mondo, perché vengono bruciate, tutto quello che è intorno a te non c'è più, la tua famiglia è dispersa, i tuoi figli non torneranno a casa, non ci sarà più una casa, e questo è l'inizio della guerra, cioè l'inizio della guerra Iran-Iraq. E questo museo te lo spiega molto bene, perché questi edifici non sono edifici ricostruiti, loro se li sono andati a prendere e li hanno smontati e rimontati qua. Quindi quello che noi vediamo è l'originale. Quindi il banco era esattamente il banco dove c'erano i bambini. Queste case diroccate sono le case diroccate dove vivevano le persone. Per cui certo, l'impatto è molto forte, perché hai appena subito un bombardamento e sei dentro a una città crollata, distrutta, completamente devastata. Per cui questo è l'inizio del museo. Allora già uno dice, vabbè, mamma mia, ma dove sono finita? Dove mi hanno catapultato? In un'altra epoca, in un altro pianeta. Ecco, queste sono le insegne, i negozi, le palme distrutte, le case. Tra l'altro, scusami, ti interrompo, è perché ricordiamo che il primo attacco avvenne nel sud dell'Iran, nel Khuzestan, cioè nella parte, certo, tra l'altro a maggioranza araba, nel senso che si parla anche arabo, e quindi anche questo tipo di panorama, no, che è riportato, non è riprodotto, ma è trascinato lì, è esattamente quello che si vede. Se uno prova a fare una ricerca anche su YouTube delle immagini dell'attacco del 22 settembre 1980, escono immagini come queste, cioè esattamente quel tipo di colori, no? come città, come paesi, che vennero attaccati d'improvviso, e appunto questo fu l'inizio. Esatto. Poi questi grandi corridoi in un certo senso ci danno la possibilità di respirare e di cambiare umore prima di entrare, ecco, in questo lunghissimo labirinto di documenti originali che sono stati ovviamente copiati e messi sulla parete, in cui ci sono, questo viene dopo, perché questo noi siamo ancora al piano terra qua, e quindi riuscendo a leggere tutte queste nicchie, si trova sia una parte fotografica, ovviamente, di documenti fotografici dell'epoca, sia una parte di carteggi in cui anche ci sono cose piuttosto così discutibili, in cui uno si fa delle domande sui rapporti, su come questa guerra è stata in un certo senso descritta o appresa dall'Occidente, cioè che cosa le Nazioni Unite hanno scritto. Ci sono tutti questi documenti che uno può assolutamente leggere, ovviamente sono in inglese. Ecco, dato che le didascalie di solito in tutto il museo sono in farsi, c'è però la possibilità di essere accompagnati da una guida in lingua inglese che traduce tutto e spiega tutto, quindi e di solito sono volontari e sono donne. E quindi appunto accompagnano e spiegano il percorso completamente. Allora andiamo al piano superiore, in cui questi sono una parte dei nomi, ovviamente una minima parte di quelli che sono appunto i nomi. Sono targhe di strade, no? E sono dedicate ai martiri, sì, come avviene, esatto, in tutte le città iraniane. Esatto, procediamo. Ci troviamo alcuni dei martiri con la loro storia, la storia della loro vita, la loro età, che cosa facevano, che cosa hanno fatto nel periodo di guerra. Questa è chiamata la stanza delle farfalle, e ognuno di loro si è distinto in qualche modo in ambito appunto durante la guerra. Procediamo,
E ecco, tutte queste gocce, queste specie di disegno Kashmir, no, sono delle fiamme dentro le quali ci sono ancora ritratti e i nomi ancora di martiri. Lo vedremo dopo perché così tanti giovani, molto spesso mi dicono, ah, ma l'Iran è un paese giovane, dove ci sono tantissime persone giovani, dove è un paese, insomma, vivace appunto perché è un paese di ragazzi. Ma noi dobbiamo considerare che 80-88 vuol dire che 34 anni fa, con questa grande guerra, tutte le persone che si sono arruolate e che erano parte dell'esercito e anche quelle che sono andate volontarie, e si parla di ragazzini molto giovani fino a persone molto anziane che avevano chiesto proprio di partecipare alla guerra, poiché c'era una notevole disparità anche di armamenti, di supporti politici e di supporti appunto militari. E l'Iran ha risposto con la propria popolazione. E quindi il paese è giovane perché più o meno le persone che oggi avrebbero dai 50 ai 60 anni, molto, molto spesso hanno dedicato la loro vita a questa guerra, insomma. Quindi si sono, ecco, questo prosegue nella spiegazione di quello che è stato questo scontro corpo a corpo sostanzialmente. Qui ci sono ancora sì, una parte insomma, fotografica delle persone che hanno partecipato, qui ci sono ancora dei ritratti, però vorrei andare, ecco qui inizia la spiegazione della varietà del territorio che è stato coinvolto durante la guerra, perché quello che è anche un'altra delle cose che mi ha colpito molto è che loro hanno costruito, possiamo andare avanti con ancora immagini, ecco questo. Ecco, fermiamoci qua. Allora, queste sono delle stanze che riproducono con gli oggetti originali le trincee, piuttosto che i nascondigli, piuttosto che tutte queste aree in cui i soldati vivevano e aspettavano il momento dello scontro militare, scontro bellico. Allora, in questo museo ci sono due stanze in cui uno riproduce la temperatura in cui questi ragazzi vivevano nel periodo invernale, perché la parte subito occupata da Saddam e quella che loro hanno cercato poi di difendere è una parte montuosa e quindi loro molti si sono trovati in montagna senza un grande equipaggiamento, senza nessuna possibilità se non un fornelletto di riscaldarsi. E tu entri in questa stanza e ti dicono di metterti un golf, di prepararti, e in qualche minuto loro abbassano la temperatura e tu inizi a tremare e dici: ma santo cielo, queste persone hanno vissuto qui dentro a questa temperatura e hanno combattuto surgelati sostanzialmente. La stanza successiva è invece la parte desertica, dove subito dopo tu ti trovi a cuocerti a oltre 40 gradi e quindi da una parte all'altra ti rendi conto della difficoltà e della tragedia della guerra sulla pelle di chi la fa. Noi in questi giorni la stiamo vedendo tutti i giorni la guerra. Noi ci siamo quasi abituati purtroppo a capire che cosa succede in questo periodo, ovviamente in un'altra area geografica, però
All'epoca, quando nel 2014 io sono entrata in queste stanze, ho pensato ai ragazzi della nostra guerra mondiale, la prima guerra mondiale, ho pensato al carcere, ho pensato a tutto quello che io ho avuto il privilegio di non vivere, ma che effettivamente questo paese e questa generazione, che è la mia generazione, ha vissuto. E quindi il ricordare questo percorso della memoria è una cosa straordinaria, perché ricordare volto per volto, anche quello che sarà, di cui parleremo dopo nel Museo dei Martiri, da noi non c'è, in un certo senso. Noi abbiamo grandi mausolei, abbiamo i nomi, però non c'è persona dopo persona. Abbiamo i nomi di queste persone, portiamo una corona, però non abbiamo la capacità di ricordare l'individuo stesso, le cose che aveva addosso quando è stato seppellito, oppure davanti a questo museo, io, come anche in quello dei martiri, ho trovato tante donne in preghiera o che piangevano davanti ai ritratti probabilmente dei loro figli o dei loro mariti o dei loro parenti o dei genitori. E quindi, insomma, questo museo è un museo toccante da un punto di vista anche tattile, cioè Esatto, ha ecco, infatti stavo per suggerire proprio fisico, sì. Sai, mentre tu parlavi e dicevi delle temperature, no? E mi ricordo che nelle memorie di un reduce della guerra lui diceva: io della guerra non ricordo tanto né la paura né negli scontri, ma quello che ricordo che era un incubo, che era una cosa che mi sono portato dietro per anni, era la sete. Cioè la notte io sognavo l'acqua, cioè noi sognavamo l'acqua, sognavamo la sete, sognavamo di avere tanta acqua da bere, sognavamo di... Era un incubo, cioè le condizioni erano un incubo. Cioè questo erano le memorie di un reduce di quella guerra. Credo che in questo tipo di esperienza così sia Sì, importante. devastante. Sì, infatti. Andiamo avanti. Ecco, questa è una delle stanze appunto in cui ti fanno entrare per avere. Questa è la stanza in cui appunto ti rendi conto che avevano solo questi golfini. Questa è la tragedia dei campi minati, che non è stata certo Sì. risparmiata l'Iran. E la tragedia dei campi minati porta con sé un'altra tragedia, che vediamo subito. Questi sono Allora, le mine. tutti i tipi possibili di mine che sono state sparse nella campagna iraniana. Ricordiamo che noi italiani siamo tra i maggiori produttori mondiali di mine Produttori al e mondo. esportatori Esportatori e grandi, grandi, sì, diciamo, di mine è un made in antiuomo. Italy che spopola questo. Facendo una battuta macabra, ma è veramente così. Sì. Continuiamo, quando parliamo di export di armi, parliamo di queste cose che uccidono in modo veramente infame, Esatto, perché spesso i bambini anche. Poi vabbè, questo andiamo avanti i con il bambini racconto. ora li Adesso vediamo, vediamo. perché eccoli qua i bambini. Allora, i bambini erano volontari, i bambini erano leggeri, i bambini erano quasi votati veramente al martirio, al proprio paese. Di un coraggio che forse solo un incosciente può avere, perché la gioventù è anche coraggio, ma è anche incapacità di valutare i pericoli. E Ci sono quindi bambini, veramente, queste immagini sono sempre impressionanti. sono impressionanti, perché sono tanti bambini che sono stati che si sono sacrificati. Ecco, diciamo, queste Queste le sono immagini situazioni. famosissime, tra l'altro, Sì, di... esattamente. Infatti, che però dicono talmente tanto. Ecco,
Uno dei problemi di Saddam è stato che lui non sapeva che ci fossero queste grandi paludi, per cui ovviamente come è capitato anche recentemente si pensa, ah, beh, io in una settimana vado a Teheran e poi dopo torno indietro e tralala. Va bene, ovviamente a Teheran Saddam non è mai arrivato. Ma perché? Perché si sono impantanati nelle grandi paludi. Quindi non solo non sono riusciti ad arrivare a Teheran se non molto più avanti con aerei e con i bombardamenti, ma non sono comunque mai entrati. Cioè gli spostamenti, poi io ho messo una mappa, Sì, il sono terreno, minimi. sono minimi. Sono Cioè, minimi, cioè le porzioni di territorio realmente sì. occupate sono veramente Allora c'è esigue. un inizio molto così Devastante. promettente per gli iracheni e che conquistano subito una striscia e poi dopo Sì, l'Iran questo vale la reagisce pena. e Poi c'è. la guerra adesso non facciamo, ovviamente non è una cosa dedicata alla Sì, storia di questa guerra, ma no, fasi però. diverse, però il punto è proprio questo, cioè nel senso che quello che era stata concepita come una guerra lampo diventa invece una guerra di trincea, una guerra di Esatto. posizione, una guerra estenuale che dura 8 anni. Poi arriveremo rispondendo a una domanda qui di un amico a una cosa finale. Queste sono invece dei bazooka, immagino. Sì, esatto. Allora, questo museo spiega una cosa anche relativa agli armamenti. Gli equipaggiamenti erano i più vari, diciamo, non c'erano l'esercito non era fornito quello che erano gli armamenti. Dobbiamo ricordare che siamo anche nell'anno subito dopo la rivoluzione islamica, quindi Certo. siamo nel 1980. Cosa ha detto Saddam? Che essendo un periodo di assestamento per quanto riguarda l'Iran, dopo appunto la rivoluzione islamica del 1978, lui ha pensato che nell'80 gli iraniani non sarebbero stati in grado di organizzarsi e reagire. E questo è stato il grande errore, la grande sottovalutazione. Quindi, cosa succede? Che comunque queste armi che loro avevano, gli iraniani, c'erano, però non erano sufficienti rispetto a quello che era un armamento come quello iracheno, con alle spalle il supporto di grandi potenze che lo aiutavano. La situazione militare era essenzialmente questa: l'Iran aveva un esercito più grande come numero, ma aveva armamenti americani venduti prima della rivoluzione, ma non aveva i ricambi. In Non più, aveva, i famosi esatto, ricambi. In più, aveva una situazione logistica, neanche le organizzativa munizioni. e neanche le munizioni strutturale grave, che era il fatto che molti dei generali dell'aviazione e dell'esercito, in quanto fedeli allo Shah, o erano scappati, o erano in carcere, o erano stati giustiziati. L'Iraq, d'altra parte, invece aveva il sostegno politico di molti paesi, ma soprattutto aveva armi sia sovietiche sia americane. Questo poi paradossalmente, Esatto. l'Iran avrà le armi da Israele, ma questa è un'altra storia che adesso che ci Questa è un'altra arriveremo. storia. Ma Esatto. effettivamente, questa è una battuta ma non è una battuta per ridere, ma cioè senza la rivoluzione, Saddam Hussein non avrebbe mai scatenato la guerra, intanto perché gli americani non gliel'avrebbero permesso, perché lo Shah era alleato degli americani, ma perché non avrebbe avuto la forza per farlo. D'altra canto è vero che senza la guerra la rivoluzione avrebbe avuto poi un seguito completamente diverso. Non sappiamo come sarebbe Certamente. andata, ma No. sicuramente, questo per rispondere già. Perché questa guerra è così importante? Sì, la memoria, ma perché di fatto la guerra è il mito fondante della rivoluzione. Cioè, è quell'elemento che al di là, dopo 40 anni, dopo più di 40 anni, unisce gli iraniani in un lutto, in un momento di resistenza eroico ma tragico, mentre la rivoluzione li continua a dividere. Ecco, questo senza essere aprire un discorso più vasto che coinvolgerebbe anche il presente, ma è così. La rivoluzione ancora oggi è un motivo di divisione per gli iraniani. La guerra è un motivo di unione, anche nella memoria.
Certo, anche perché tutto il paese si è immolato in un certo Mobilitato, certo. senso, certo, mobilitato completamente. Ecco, qua abbiamo appunto armamenti di tutti i tipi possibili e immaginabili, però bisogna dire una cosa, che nel museo, e quindi io ve la passo come una cosa spiegata all'interno di queste sale, ci viene detto che c'è stato un momento in cui l'Iran effettivamente per un problema di mancanza di armamenti era in grande difficoltà. Ma nonostante la Russia desse armamenti ufficialmente all'Iraq, di fatto senza i Katyusha russi l'Iran non avrebbe vinto. Poi anche questo Avrebbe bisogna resistito. capire, non avrebbe resistito, che poi comunque la resistenza è una vittoria, visto che ti Certo. attaccano e tu resisti, hai vinto tu. Per cui c'è stato lo stesso un momento in cui senza l'aiuto sovietico non ci sarebbe stata la Sì, possibilità. poi gli iraniani compravano dalla Corea del Nord soprattutto, quindi di fatto a un certo punto ci furono, tutti vendevano quasi a tutti e due, per esempio la Germania fece grandi affari in questo, a un certo punto in Europa c'era un solo paese che non vendeva armi a nessuno, l'Irlanda, per il resto tutti vendevano almeno a una parte dei due e la Germania Ecco. fu quella più, diciamo, cinica. Perché, per esempio, vendeva le armi chimiche a Saddam Hussein e poi si offriva per curare le Ecco, i vittime delle armi malati, iraniane. Quindi certo, per vedere tragico. anche l'effetto, come dire, Sì, questa è storia ma purtroppo, infatti non la storia è. dice che chi ha guadagnato in questa guerra? Sicuramente non l'Iran, non l'Iraq, ma chi vendeva armamenti, e chi ovviamente era interessato al prezzo del petrolio e a quello che erano gli approvvigionamenti del Certo. petrolio iraniano. Questa è la tragedia di 8 anni di uccisioni di persone che stavano tranquillamente a casa loro e che sono state appunto occupate. Ma andiamo avanti con il nostro racconto. Ecco, questo l'uso delle armi chimiche. 10 anni dopo, Saddam viene nel 2000. 1990, c'è la cosiddetta guerra del Golfo, e per quello che è successo qui, però, nessuno ha reagito. Ma nella guerra del Golfo, proprio per il pericolo delle armi chimiche, c'è l'invasione appunto dell'Iraq. Il museo, proseguendo, diventa un museo di arte contemporanea, nel senso che ci sono tantissime opere di artisti iraniani relative a questo periodo storico e a questa appunto. Questa è la mappa che dicevi tu prima. Sì, quello che dicevo che ecco, questa è dunque. Vado avanti, Torniamo scusami. alla mappa. Ah, ok. No, la mappa perché qui sembra che poi in effetti l'Iraq abbia conquistato la parte rossa scura. Invece, alla fine, nell'88, quando c'è stato, questa qui è la prima invasione nell'80-81, quando loro sono riusciti a entrare. Ma di fatto quella parte lì è stata riconquistata dagli iraniani che a loro volta sono entrati anche nella Esatto, parte infatti irachena. lì volevo arrivare, nel senso che Khorramshahr, che è, diciamo, la Stalingrado iraniana, viene liberata definitivamente nel giugno dell'82. Quindi di fatto la guerra, da un punto di vista di riconquista territoriale, si sarebbe potuta concludere allora. Adesso non facciamo Ma tutta non la storia hanno, per altri sì, non motivi. hanno voluto. Non hanno voluto e a un certo punto la guerra si sposta invece in territorio iracheno. Perché è l'Iran che punta su Bassora. Lì si lega la questione anche degli sciiti Certo. iracheni e comunque la guerra va avanti per altri 6 anni, quindi insomma non è che dura Infatti, un'inezia ancora. e viene fermata in un certo senso, cioè non c'è un trattato di Sì, no, pace tra le due parti. non ci sarà mai, come non c'era mai stato una Una dichiarazione di dichiarazione di guerra. guerra, Non c'è un trattato infatti. di pace, di fatto questo rispondiamo un attimo anticipando la risposta qui a un amico. Chi ha vinto e chi ha perso, così insomma io dico, la guerra
finisce per sfinimento probabilmente di tutti e due paesi, ma va detto, questo per onestà storica, che il paese che nel momento in cui la guerra finisce è messo peggio è l'Iran. Questo perché da un punto di vista militare, strategico e di armi, gli americani a un certo punto di fatto intervengono nel conflitto quando la guerra si sposta nel Golfo a sostegno, chiaramente in modo veramente, come dire, molto molto netto nei confronti dell'Iraq, per cui a un certo punto la famosa frase di Khomeini, che nel luglio dell'88 dice che beve la coppa di veleno, cioè che sì, perché la firma lui fermarsi del trattato di pace, perché gli vanno a dire guarda che per altri 10 anni noi non potremo mai vivere, che non avremo la capacità militare, e capisce che è sfinito. Ma quando la guerra finisce, l'Iran, che proprio è rimasto isolato, quindi questa guerra di resistenza al nemico, all'invasore, e quindi è stremato, ma esiste ancora, e la Repubblica Islamica esiste ancora, paradossalmente Saddam Hussein, che celebra la guerra invece col famoso arco della vittoria, che è fatto sì, con, le due. Con il metallo degli elmetti dei caduti iraniani, insomma, fatto, e invece inizia la sua fine, perché lui sì, magari come macchina bellica è ancora abbastanza forte, ma si è indebitato in un modo spaventoso con i paesi fornitori di armi, cosa che l'Iran non ha fatto, e per sopravvivere a questo debito si avventura nella guerra nel Kuwait, nell'invasione del Kuwait, e da lì inizia ad andare in fumo tutto quanto. Sarà una fine anche lunga, che ci metterà altri 13 anni, ma sappiamo poi l'Iraq che fine ha fatto. Ecco, questo, scusate, questo conclusione così, perché lo risponde a un amico che dice ha vinto l'Iran. Sì, l'Iran, come diceva Elisa, ha vinto perché ha resistito. Ma cioè, l'Iran ha una vittoria morale. Certo, ma cosa che tu sottolineavi pure quando ci siamo sentiti, le Nazioni Unite non hanno mai riconosciuto l'Iraq come aggressore. Questa è una cosa che rimane nella storia. Cioè, per tutti quegli anni, ci sono i documenti. Le Nazioni Unite e la comunità internazionale continuava a ritenere questo un conflitto tra due parti ugualmente colpevoli, addirittura sulla questione delle armi chimiche, che le armi chimiche l'Iran non ce l'aveva, le usava Saddam. Appunto. No? Eppure nemmeno su quello le Nazioni Unite riuscirono mai a produrre un documento obiettivo. Questa è storia, quindi... Verissimo, e ci sono documenti fotografici che io ho evitato di mettere perché insomma certo. Alle 9 forse uno ha appena cenato. Però dove è chiaro l'uso del massiccio uso delle armi chimiche, certo. In ambito sul territorio iraniano. Ecco. Allora andiamo avanti. Questo è un po' ovviamente quello che loro la loro soddisfazione, perché alla fine dicono Saddam è morto. Impiccato, trovato in un buco come un topo e così, e noi siamo ancora qui, e noi il nostro paese prosegue, sì. Appunto. Quindi il nemico è stato sconfitto. Questo è sempre all'interno del parco un arco dedicato al milite ignoto, quindi comunque ovviamente non come certo. In tutte le guerre c'è il milite ignoto e possiamo proseguire, perché ecco, questo è il mausoleo completo, la parte completa, e poi questa è l'uscita dal parco e si arriva alla moschea, che tra l'altro è di grande pregio, e questa adesso la fotografia, scusatemi, non rende la sua, però questa invece è una mia foto alla sera uscendo dal museo con questa in inverno con questa nebbiolina e queste luci così, è estremamente scenografica questa parte dell'uscita del parco. Quindi dopo aver visto tanto orrore, molte delle persone si fermano e pregano, ricordano i loro cari e poi dicono
Certo. Allora, io intanto ringraziamo questo percorso veramente molto lungo. Io metto qui un link perché il sito di questo museo prevede anche una visita virtuale, non è proprio scorrevolissima, sicuramente oggi abbiamo visto più immagini che ci sono state mostrate, però chi volesse può vedere, può andare su Sì, questo link allora. e provare a fare una breve visita virtuale. Sì, allora con l'Istituto Culturale dell'Iran avevamo l'intenzione di far vedere proprio questo percorso virtuale, ma in questo momento non c'è un collegamento costante via internet, ovviamente, per questo periodo così difficile che stanno vivendo, per cui bisognerà forse aspettare un pochino, a Certo, oggi non è possibile vederlo, ecco, questi giorni. però Speriamo. ecco, abbiamo visto anche molto, abbiamo ascoltato anche, direi, decisamente cose molto forti, un'esperienza molto molto forte Sicuramente. di questo. Rispondo brevemente a una domanda, Francesco dice, chissà se a Teheran fanno le ZTL? Sì, ci sono ZTL, sono varie zone, ci sono anche forme ogni tanto di targhe alterne, di cose varie, quindi sì, il problema quello del traffico è uno dei problemi. Ci sono quattro autostrade che attraversano Teheran. Perché abbiamo avuto modo di parlarne Sono sempre Sono sempre intasate. tasate, a parte quella la Lisad, quella forse era. Vabbè, comunque sia, ce ne sono costruite in epoche diverse, ma la forma della città voluta dall'ultimo Scià è ripresa esattamente, forma urbanistica, da Los Angeles. Quindi è veramente la vecchia, le highway americane. Quindi uno non deve immaginarsi la struttura della città contemporanea come una struttura medio orientale, oramai di quello non c'è niente, è tradizionale, cioè, ci sono angoli tradizionali, non moltissimi, ma per altri versi è una città modernissima, quindi è poi una città enorme, è veramente enorme. Sì, è Ha vero. climi diversi, ha Sì, altitudini diverse. potendo la parte nord, ovviamente nel periodo estivo è quella più richiesta perché dove ci sono i grandi parchi, dove c'è questa vegetazione così sviluppata, ancora libera, perché i parchi sono ettari e ettari pieni di animali selvatici, cioè è ancora una parte della città che però è una parte così naturale, Ah, poi c'è, va un ricordato che grande i parchi fascino. in Iran, il verde in Iran è I tenuto molto bene, c'è giardini, una non grandissima parliamo cura, dei giardini che sono. grandissima cura dei parchi pubblici, quindi sì, Sì. insomma, questo, ecco, questo qui suggeriamo, ovviamente abbiamo fatto una visita virtuale, se quando andrete, ritornerete a Teheran, è una visita che suggeriamo, ma Certo, ecco. Allora, io so che tu avevi una poesia, sì. un'altra poesia che volevi leggere. Sì, è un saluto in realtà, anche questa è molto breve, ma è un saluto e una dedica alle donne iraniane in questi giorni. Sì, irosa è la tua crudeltà per ogni nonnulla, che ad ogni respiro del petto io levo un sadè. O tu, il cui volto ai miei due occhi è tempio, non è da guerrieri veri lottar con un morto. E così chiudo. Sono versi di Ah, pardon, scusatemi, fanno parte di. Allora, l'autore è. Allora, fanno. Azraki, ecco, non riuscivo a pronunciarlo. Scusatemi. bene, no, ci ringraziamo anche per questa conclusione, per questa dedica a cui ci uniamo. Daniela dice che cosa interessante, grazie. Sì, effettivamente è stata, devo dire, una delle trasmissioni di questa nuova stagione molto bello. Intanto Consuelo, che è proprio bravissima, è molto interessante. Grazie a te. Prima anche c'era un'altra spettatrice che ti ringraziava, Samira Tamasebi. Ah, Samira è una cara amica.
Ciao Samira. Bene, tra l'altro allora, anche lei è nel progetto dei musei. Ah, bene, bene, bene. Quindi speriamo che sia un progetto che vada avanti, che insomma, continuiamo a dire che anche nel dimostrare e nell'esprimere solidarietà, secondo me ci vuole conoscenza, perché non si può essere solidali o esprimere vicinanza a qualcuno che non si conosce. Quindi facciamo lo sforzo di conoscerci e poi magari cerchiamo veramente di farci un'opinione dal vivo. Di farci un'opinione e anche di, come dire, di certo, stare tutti meglio. Cioè, speriamo veramente che vengano tempi migliori. Allora, grazie veramente tantissimo per questo viaggio, per questa visita bellissima, ricca anche di immagini, anche di valore. C'erano altri interventi, io ringrazio anche amici, intanto mi fai complimenti per come ho affrontato Casamini, ti ringrazio, torneremo comunque a parlarne nei prossimi giorni. Io vi ricordo, domani cambiamo totalmente diciamo argomento e parleremo appunto di calcio, proveremo a rilassarci un po', ma insomma sarà anche quella l'occasione per parlare anche di dell'oggi, del presente. E poi mercoledì invece avremo due graditissime ospiti, Afsaneh Saladi e Khurshid Shekari, e entreremo in un tema importante, anche questo delicato, come quello degli immigrati afghani, dei rifugiati afghani in Iran, e lo faremo attraverso un documentario molto molto bello che tra l'altro si può recuperare online sicuramente da qualche parte, ma è molto molto interessante, che si chiama The Silhouette. Vedete qui il sottotitolo Khane, cioè casa, però è il nome originale, credo, in persiano. Bene, allora, che visita virtuale, dice Giuliana, molto emozionante, da vedere la prossima volta a Teheran, grazie. Sì, infatti, vedete, questo è uno dei temi, perché quando si va a Teheran, Giuliana è appena tornata di fatto dal suo secondo, se non sbaglio, viaggio in Iran, purtroppo il tempo per vedere tutte queste cose non c'è, perché io dico sempre, bisognerebbe una volta andare solo a Teheran, fermarsi almeno una settimana, esatto, a Teheran, e concentrarsi su Teheran. Capisco che non tutti hanno il tempo e le risorse per farlo, ma Teheran è una città che meriterebbe veramente almeno una settimana, perché di meno rischi di non vedere nulla, di perderti nel traffico, di rimanere bloccato, sì, nel traffico, o della l'unica stanchezza, l'unica cosa che si dall'inquinamento, esatto, vedere solo macchine. L'unica cosa che si vede dal traffico sono i murales, che almeno quelli... Certo, e anche quelle arte contemporanea. Hanno un valore, sì, storico, tra l'altro anche, sì, quelli ne abbiamo parlato, ne parleremo, perché hanno anche delle generazioni diverse. Tra l'altro, per esempio, un altro museo, qui adesso chiudiamo, ma che non ha un significato politico, un significato storico, è l'ex ambasciata americana, per esempio, perché è un museo anche quello adesso, ma è un museo che muro spiega. È tutto dipinto completamente. Sì, adesso sono i nuovi murales, tra l'altro, che hanno fatto da capo un paio di anni fa, ma l'interno è cosiddetto nido di spie, e però è interessante per capire anche delle dinamiche. Certo, delle all'interno in teoria è anche un museo, però non è, è vietato l'accesso agli stranieri. E in alcuni momenti, perché per esempio il gruppo che è andato con Dawood il mese scorso, si sono andati. Questo è uno dei paradossi dell'Iran, vedete? Molto spesso quel museo è chiuso agli stranieri, sapete quando? Quando ci sono momenti di riconciliazione. Per esempio, una volta andammo ed era subito dopo l'accordo sul nucleare, e mi ricordo che con Dawood abbiamo provato a portare un gruppo dentro, e loro ci hanno detto no, gli stranieri no, perché sapete, in questo momento che cerchiamo un po', abbiamo appena fatto pace, non è il caso di quello, cioè, vabbè, ma noi siamo interessati. Per cui abbiamo fatto una visita fuori, abbiamo visto tutte le scritte, i murali, sì, ma sì, allora non ci hanno fatto entrare, perché era un momento di distensione. Invece nel momento in cui si ritorna all'antico, fanno entrare anche gli stranieri. Sono le cose strane. Vediamo, di questo paese. Volta. Però speriamo la prossima volta di vederlo. Anzi, dovrei dire, speriamo di vederlo, o forse speriamo di non poterlo di non vedere, vederlo mai. Vorrebbe dire che magari ci sarà un accordo e chissà. Vabbè. Esatto. Non ci lanciamo in troppe speranze, se no rischiamo di rimanere veramente delusi. Bene, comunque, grazie. Grazie.
Anzi, scusate, questa volta riusciva a vedere qualcosa in più, come il ponte, appunto, l'ambasciata USA. Esattamente, lei è stata, è una dei fortunati che hanno effettuato quella visita lì. Bene, yeah. Allora ci salutiamo noi un attimo che finiamo il tutto. Grazie a tutti, che chi vorrà ci vediamo domani sera, sempre alle 21. Buona serata a tutti.